vediamo quello che è il lavoro preventivo, ovvero i conci che faranno da rivestimento del tunnel che per 7 chilometri passerà sotto Firenze. Vedete alle mie spalle la produzione dei conci per il passante dell'alta velocità di Firenze. A produrli infatti è un'azienda della provincia di Arezzo che si trova a Lucignano. Il tunnel con la stazione progettata dall'architetto Foster costituisce sicuramente l'intervento più rilevante da un punto di vista economico e infrastrutturale che la città di Firenze e la regione toscana abbiano avuto dal dopoguerra. I conci sono gli elementi in calcestruzzo che attraverso la talpa meccanica saranno assemblati per formare gli anelli di rivestimento della galleria. Sono esattamente indispensabili. Quindi il tunnel viene scavato e anziché essere gettato un calcestruzzo a completare la volta, vengono posizionati questi conci prefabbricati, per cui ogni pila che voi vedete è quasi interamente un anello, gli manca la chiave che viene prodotta e stoccata separatamente. A luglio l'inizio dello scavo. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a completare l'intera opera, quindi sia lo scavo delle gallerie che la realizzazione della stazione entro il 2028. Le terre proventi degli scavi verranno trasportate in treno e riutilizzate per la riqualificazione, valorizzazione paesaggistica di un'ex cava di lignite a Cavriglia. Quelle miniere che oggi sono rimaste in qualche modo a cielo aperto potranno avere dalla terra che quel tunnel genererà la possibilità di essere mitigate.